guardando lo specchio. Sì. Ecco. Prima di andare in onda, sono con un giovanissimo chef de cave che tradotto è enologo. Enologo, sì. Giovane, no, si può chiedere anche l'età, immagino. Appena più di 40 anni, sì. Ah, quindi, no, pensavo fosse un ragazzino. No, scusa, scusa, no, non ti offendi, no? No, Nel senso non mi che offendo. pensavo fossi più sui 20-25, No, chiaramente dai, grazie se però. sei diplomato, laureato, Diplomato chiaramente. da France in Champagne, quindi ho fatto le studie di là, ho fatto gli studi anche a Beaune in Borgogna prima di Ah, ma c'hai l'accento? francese, sì. Ah, sì. Sono francese. Ah, sei francese? Sì. Comment t'appelles? Je m'appelle Ah, Mathieu. Sì, Mathieu? Mathieu Tonnet e Ah, poi sono Tonnet, no? Tonnet, no, Tonnet, Tonnet è finito, non c'è la T finisce finale. con la Y, così origine Ah, inglese dovrebbe ecco. No, essere. scusa, no, Sì. pensavo fossi in maremmano. No, 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 no. Bene, bene, bene. Quindi complimenti al nostro enologo che fa i vini di Monteverro. Sì. E c'è un vino posizionato nella classifica delle classifiche che si fa a inizio anno successivo, in Sì. base a tutte le guide che sono uscite l'anno precedente, che Precedente. escono praticamente a fine anno. Qui c'è tutta una media. Il vino in questione, un vino che tra l'altro non ha preso i tre grappoli, ne ha due rossi, che è Esatto. quasi due e Sì. mezzo È su tre, e si chiama Montelervo, quindi il vino proprio. di punta della nostra azienda che proprio rappresenta lo stile, la filosofia della nostra azienda, assemblaggio bordolese, tipicamente Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot. E Petit Verdot affinato in questa barricaia, bellissima barricaia, quindi in botte di legno per 20-22 mesi. Cioè, tu l'hai proprio visto nascere questo vino, Sì, perché sì, sì. l'azienda è L'azienda un'azienda. cresce, quindi nasce dal 2004 con le piantagioni delle prime vigne, dei primi vigneti, e io sono entrato nel progetto nel 2008 per creare i primi vini. Quindi con la prima vendemmia 2008 e che poi sono arrivati in commercio nel 2011-2012, quindi noi abbiamo solamente 10 anni di visibilità, 12 anni di visibilità sul mercato. No, Sì. ti dispiace non fare uno champagne, come si chiama, nella regione dove tu vieni, no? Hai detto Reims, no? Sei Sì, allora io sono della Ah, valle della Loira. Di di origine, i origine. castelli della Ah, Loira, ti sei quindi laureato là, sono, ecco. sì, poi mi sono laureato in Champagne, però no, fare un Champagne in Brema sarebbe un po' presuntuoso, Beh, penso. intanto Chardonnay ce Intanto l'avete, ecco. Chardonnay, intanto Chardonnay, però che è stato un progetto molto, un bel challenge, veramente, di piantare questo Chardonnay sulla costa toscana, a Capalbio, Frontemare. E trovare l'equilibrio su un vino di quel genere, con una varietà di quel genere, con anche dei terroir che sono abbastanza ricchi, no? Un terroir comunque d'argilla, no? E quindi trovare questa eleganza nel nostro Chardonnay è stato un lungo percorso che abbiamo fatto sia in vigna che in cantina. Grande lavoro questo Chardonnay. Quindi, cioè, studiare sono curioso, studiare a Reims, Sì. chiaramente, tendenzialmente, no? Saresti più la Francia corta, no? In un certo senso, Vabbè, ecco, quindi, sì. ecco, però, ecco, si studia comunque tutta l'uva, No, tutte le allora, tipologie a Reims, sì. è una No, no, scuola. Reims è questo, è il bello di studiare Reims, che studi assolutamente tutti, van tranquille, quindi vini rossi, bianchi, normali, come tutti gli effervescenti. Al contrario delle altre scuole di enologia che ci sono in Francia, che quasi passano solamente 2 o 3 settimane su effervescenti, quando noi veramente parliamo veramente di tutte le tipologie di vino che ci sono al mondo. Quindi cioè, era una bella scuola. E poi piccole promozioni, quindi eravamo in 20 in classe a Reims, quindi questo Quindi è il penso. migliore vino della produzione, perché sai, le guide sono i critici, i giornalisti, no? I degustatori, insomma, che scelgono. Mentre secondo te, qual è il migliore vino di Monteverro? Quale dovrebbe Il prossimo? essere? Ah, il prossimo. No, ma ogni persona avrà il suo vino preferito. Per esempio, non lo assaggiamo oggi, però io ho un vino veramente di cuore qui in questa azienda che si chiama Tinata, che è un assemblaggio di Syrah e Chi nata? Tinata, un assemblaggio di Syrah e Grenache.
che fa un invecchiamento sia in cemento che un pochino in legno anche. E anche questo è un vino che mi piace a me tantissimo. Poi è una persona che preferisce il bianco e quindi sarà assolutamente affascinato di questo Chardonnay. Questa è veramente una cosa assolutamente soggettiva e personale. Poi noi siamo riconosciuto per il nostro Montevero, il vino di punta, il vino Che contiene sia Cabernet Sauvignon e che Cabernet Cabernet Franc. Franc. Quasi 40 e 40% di ciascuno, quindi una bella base di Cabernet Che e non si poi fa molto così, no? no, siamo Di abbastanza solito unici a dà avere. eleganza Cabernet Franc, ma soprattutto per vendere del Cabernet Sauvignon in grande percentuale. Esatto, quindi noi per avere questo Cabernet Franc in questa proporzione siamo abbastanza unici nella nostra zona. Sì. Qual è un vino italiano che visto che sei francese, Sì. qual è secondo te un vino che facciamo noi italiani Allora, io per che esempio, merita? io ho una grande fascinazione per il Palleo, per esempio. Penso che questo Cabernet Franc, delle macchiore, è veramente 100%. sì. È veramente un vino affascinante che ha fatto e sta ancora facendo la storia di Bordeli, secondo me. Erano veramente precursori per questa varietà a Borgheri. E lo sono ancora oggi, secondo me. Sì. Certo, a parte che è cresciuto molto il Cabernet Franc negli ultimi tempi, che sembrava quasi impossibile che potesse viaggiare da solo, nonostante faccia i miracoli di Sì. tutti i vini, no? Però, ecco. Nostri, no? Bordolesi, prodotti in Italia, Sassicaia, Sano Vallerato, Massichino, ecco, c'è sempre quel tocco chiaramente del Cabernet Franc. Quindi secondo te ci potrebbe essere un 100% Cabernet Franc, quindi fatti in Maremma? Sì, Eh? certo Ci sono le buone condizioni. che ci sono le buone condizioni per fare un 100% Cabernet Per il Franc nella nostra momento zona. c'è questo che dicevi tu, che ne contiene una buona No, ne percentuale. contiene una buona percentuale. Se è vero che le ultime piantagioni che abbiamo fatto abbiamo anche spinto un pochino di più sul Cabernet Franc perché sappiamo che è veramente una varietà che si adatta molto a queste terroir, come dicevo, di argilla, che sono comunque delle terroir abbastanza densi, potenti e che permettono a questa rusticità del Cabernet Franc di evolversi e di maturare bene. Bene, invece, visto che chiaramente Toscana, Sì. vino rosso, indubbiamente, i bianchi, diciamo, sono un po' in secondo piano, proprio quasi niente, diciamo, in Allora, confronto. sì, no, sono in secondo piano, però noi abbiamo questo vino che anche lui sta facendo la storia qui a Montereau. È un Chardonnay che inizialmente erano appena più di 3.000 bottiglie, adesso siamo a 7, 8, 9.000 bottiglie a secondo dell'annata, e che sugli ultimi, direi, 5 vendemmie, 5 annate, sta avendo un successone che ci scappa anche dei mani. Quindi è un vino bianco di grande potenziale di invecchiamento, che ci sono pochi anche nella nostra zona, ma in Italia no, ma sulla costa toscana direi che siamo anche lì abbastanza unici a fare questo tipo di vino, che come dicevo prima è stato veramente un challenge, ma oggi sappiamo come farlo bene e sono veramente una riuscita dopo l'altra sulle ultime vendemmie con questo Chardonnay e siamo super super orgogliosi sulle ultime annate E e sulla piace, bianca. piace, si vende, Piace. diceva prima il Sì. direttore commerciale, sarebbe anche il vostro secondo vino, tra l'altro. Beh, Se vogliamo. sarebbe il pandan del Montevero, il Montevero bianco sarebbe il nostro Esatto, Chardonnay, anche perché in diciamo. Sì. effetti, insomma, nei ristoranti, chiaramente poi noi siamo vicini al mare qui, ecco, Sì, quindi sì, sì. chiaramente, ecco. Quindi come rosé o comunque scarico non c'è nulla ancora per il momento. Allora, Cosa ne noi pensi? abbiamo due vini di pronta beva, diciamo, che è un Vermentino, che questo è un progetto che è iniziato nel 2012,
Abbiamo iniziato con questo Vermentino che abbiamo piantato un pochino dopo per fare appunto un bianco anche di Prontabella. E poi c'è anche un altro vino che si chiama Veruzzo e che riprende un po' tutte le varietà che abbiamo nella nostra azienda. Veruzzo? Veruzzo, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, del Merlot, del Syrah anche. E questo fa decisamente un invecchiamento completamente diverso perché lì stai ricercando la bevibilità e quindi vai su del legno vecchio, vai su della vasca di acciaio per fare qualcosa di molto molto più aromatico e avere tutta questa bevibilità che abbiamo che è la forza dei vini toscani. Bene, quindi vi salutiamo qui. Prima la zona di Capalbio, tra l'altro, qui rientra, no? Nella zona cosiddetta radical chic, sì. La conosci anche tu, la certo, radical chic? Sì, anche sì, Francia, sì. Radical chic. La Coscaviano, eh? Sì, sì. Ah, la sinistra Champagne. Ah, ecco. Sì. Ah, la mia è importante allora. Bene, bene, complimenti, anche perché vedete comunque, ha detto l'età, io pensavo fosse ancora più giovane, insomma. Grazie. Ecco, ci riserverà sicuramente altre belle sorprese. Grazie a voi.